Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua ancora a parlare di DJI. Sembra incredibile, ma anche durante questa pandemia che sta durando ormai da tantissimi mesi, DJI continua a sfornare prodotti nuovi ed è una prova di forza davvero, secondo me, pazzesca. Se pensiamo a tanti altri marchi che si sono plafonati quando è iniziata la pandemia, loro no. Loro hanno continuato i loro piani di sviluppo, hanno continuato quello che era il loro programma nel rilasciare i prodotti. E ragazzi, da gennaio a oggi DJI ne ha rilasciati davvero un numero incredibile. Se pensiamo al Mavic Mini a inizio anno, se pensiamo al Mavic Air 2, se pensiamo al Ronin, se pensiamo all'Osmo Pocket 2, per arrivare poi anche al DJI Mobile 4, cioè ragazzi, una cosa davvero pazzesca. A breve lancerà il nuovo drone, anche qua un prodotto completamente nuovo, non un aggiornamento, un drone FPV, e oggi siamo qua ancora a parlare di DJI perché ha aggiornato il suo Mavic Pro 2 Enterprise. Oggi ha rilasciato la versione Advanced, una versione aggiornata, migliorata della versione Enterprise precedente. Ovviamente non è un prodotto per uso consumer, non è un prodotto per fare riprese video, ma un prodotto professionale dedicato ad alcune tipologie di professioni, che può essere il campo edile, che può essere il campo di sicurezza, quindi pronto intervento, bagnini, cose del genere, soccorso in montagna, o addirittura per arrivare poi anche ad interventi della polizia, cioè un campo ampio, ma per determinate, diciamo, usi professionali. Quindi aggiorna questo suo drone, che era già incredibile per certi punti di vista, lo aggiorna soprattutto dal punto di vista della fotocamera, perché adesso ha una fotocamera con due lenti, una da 48 megapixel con un sensore da mezzo pollice, praticamente dovrebbe essere una cosa simile a quella del Mavic Air 2, mentre la seconda fotocamera è una fotocamera termica creata e messa a punto da DJI. Quindi da questo punto di vista un salto in avanti per quello che è il comparto video, se vogliamo chiamiamolo così, o meglio il comparto delle videocamere. Un dispositivo che è questa specie di cilindro che viene installato dalla parte anteriore del drone, che per fare un ritorno di precisione al centimetro, quello che poi era stato installato anche sul Phantom nella versione, quella diciamo sempre professionale di questo tipo, aveva questo sistema, quindi è stato implementato anche qua nella versione Advanced del modello Enterprise del Mavic Pro 2. Poi abbiamo l'OcuSync 2.0, quindi 10 km di range in FCC. Poi abbiamo anche un controller col display incorporato, in grado di avere una luminosità circa del doppio di quella che ha un normale smartphone, quindi la possibilità di avere il display che viene visto senza nessun problema, anche con una forte luce, che poi è la cosa importante, soprattutto se parliamo di un drone di questo tipo che serve per uso professionale. E una cosa che mi stavo dimenticando: le due fotocamere, quella diciamo classica da 48 megapixel, come vi ho detto, è in grado di fare uno zoom 32x digitale, mentre la versione termica un 16x. Poi ovviamente abbiamo il sensore a 360 gradi, quello che diciamo fa parte del sistema Mavic Pro 2 dal punto di vista della sicurezza del volo, e in più la possibilità di avere nel display l'immagine che stiamo vedendo, cioè l'inquadratura che stiamo facendo. Potremmo avere il display diviso a metà, quindi avere metà display con l'inquadratura fatta dalla telecamera classica, mentre l'altra metà del display la stessa inquadratura ma fatta con la telecamera termica. Quindi tutto questo ovviamente per agevolare e migliorare il servizio di alcuni professionisti che utilizzeranno questo prodotto all'interno del loro lavoro. E in più un'altra caratteristica particolare sono le batterie che sono riscaldanti. Cosa vuol dire? Come sapete, le batterie al lipo soffrono molto il freddo, quindi se noi andiamo a volare, come ho già portato anche sul canale video in cui le ho spiegato come tenerle al caldo quando si va a volare in posti freddi, parliamo di montagna, quando si va a volare a 0 gradi, 1 grado o addirittura sotto lo zero, le batterie al lipo, se si decolla con le batterie fredde, si rischia veramente di fare il patatrac. Ovviamente essendo un drone nato per situazioni estreme,
estreme dal punto di vista del lavoro, quindi chi lavora in montagna, chi lavora in zone dove fa sempre molto freddo, quindi avere un drone con batteria lì sarebbe stato abbastanza una cosa incompatibile con la location dove avrebbe dovuto utilizzare il drone per uso professionale. Quindi DJI ovviamente quando fa le cose le fa bene, e cosa ha fatto? Ha fatto delle batterie riscaldanti, quindi le batterie si riscalderanno e andando ad una determinata temperatura di utilizzo, e sarà come utilizzare il drone normalmente quando si vola nelle temperature ideali. Questo perché una volta che la batteria arriva alla sua temperatura non importa che freddo faccia intorno al drone, anche perché la batteria, una volta che il drone è in funzione, rimane calda, perché come sapete le batterie diventano calde quando utilizziamo i nostri droni. Quindi il problema è proprio nella fase iniziale, quando sono fredde, perché l'ambiente è freddo, che il problema è proprio il prima del decollo, nel senso partire con le batterie fredde. Quindi le batterie fredde che vanno, diciamo, in difficoltà, si scaricano in maniera rapidissima e non fanno in tempo a scaldarsi per l'utilizzo, mentre qua DJI ha fatto le batterie riscaldanti, quindi quando le andremo ad inserire nel drone saranno già a temperatura ideale, quindi il drone dovrà solo mantenerle calde, nel senso l'utilizzo farà sì che le batterie rimangano calde e il drone volerà come se fosse, se vogliamo, a temperatura normale. Quindi ragazzi, cosa dire, ovviamente non è un drone di quelli che siamo abituati a trattare noi né qua sul canale, ma neanche diciamo per la maggior parte delle persone che mi seguono. Sicuramente è un drone che interessa a una percentuale minima di chi mi segue sul canale, probabilmente, anzi, però se qualcuno mi scrive nei commenti se è interessato, se lo acquisterà per il tipo di lavoro che fa, sono ben contento di saperlo, perché comunque mi interessa un po' tutto quello che è il mondo dei droni. Anche questi droni professionali mi affascinano tanto, perché comunque hanno caratteristiche davvero incredibili. E poi ragazzi, ancora come vi dicevo inizio video, DJI tanto di cappello, perché ok, essere una potenza economica dal punto di vista industriale, quindi avere ovviamente la possibilità economica di continuare a investire anche in questo periodo di pandemia, però ok investire e ok comunque continuare a tirare fuori prodotti innovativi e migliorati così velocemente, davvero tanto di cappello a DJI, una cosa davvero incredibile, che purtroppo però fa ancora aumentare il divario con i suoi competitor, perché ovviamente i suoi competitor a un certo punto già non riuscivano prima a tenere il passo di DJI, con la pandemia fanno ancora più fatica e ovviamente il dislivello, o meglio la differenza di qualità, di prestazione, di innovazione è aumentata ancora di più rispetto a quella che già c'era in precedenza. Quindi ragazzi, spero che questo video in cui abbiamo parlato di questo nuovo drone professionale di DJI vi sia piaciuto. Se è così ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, cose che poi arrivano su YouTube, tante stampe 3D, quindi seguitemi su Instagram, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi però iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Ciao!